Continua la campagna vaccinale, continua questa fase nuova della campagna vaccinale con l'apertura dei centri, degli hub e anche di centri di distretto. Questa è una cosa molto importante, significa che abbiamo ingranato quella marcia che avremmo dovuto ingranare da subito se avessimo avuto la sanità esattamente come ce l'hanno le altre regioni. La nostra è una sanità che è indebolita, lo sappiamo, è indebolita da 30 anni di ferite, per cui tutti i rifrutti, tutto quello che stiamo ottenendo in questo momento è veramente un ottimo risultato, lo dobbiamo ai grandi sforzi che sta facendo tante entità tutte insieme, la protezione civile, l'esercito, la Croce Rossa, tutto il mondo dell'associazionismo e poi i commissari delle ASP, delle aziende ospedaliere. Perché no, il nostro commissario ad ACTA che ha le idee chiare e un bel polso, e noi che ci affianchiamo a lui come regione, come giunta regionale, perché finalmente si possa ottenere il massimo del risultato, ripeto, in una sanità che è ancora indebolita. Una giornata importante, inauguriamo quest'hub all'Ente Fiera, è uno di quegli hub che abbiamo deciso di aprire con il commissario straordinario Figliuolo insieme agli altri due hub che verranno aperti nei prossimi giorni, Corigliano Rossano e Siderno. Da oggi si parte con l'inaugurazione, da domani quasi 500 vaccini al giorno per poi passare ai 1200. È un hub dove è possibile raddoppiare la capacità e portarlo fino a 2400 appena avremo la disponibilità dei vaccini.